radio dare qualche suggerimento, qualche piccolo consiglio sulla ricetta che magari può esservi utile. Se raddoppiamo la quantità di tutti gli ingredienti, utilizziamo uno stampo più grande, tipo uno stampo del ciambellone, del plum cake o una teglia tonda, possiamo fare delle ottime torte farcite di marmellata. Però dobbiamo ricordarci di aumentare il tempo di cottura, perché è già più impasto, quindi invece di 20-25 minuti come i muffin, ne serviranno 40-45. Vi do anche una piccola variante per farli al cioccolato. Facilissimo, basta sostituire 20 g di farina con 20 g di cacao amaro. Però in quel caso vi posso dare un consiglio? Provateli con la marmellata d'arance, perché cioccolato e arancia si sposano. So che molti di voi mi diranno che non hanno il pallinatore da gelato. Nessun problema, li fate col cucchiaio. Ci metterete un po' di più e sarete un po' meno precisi, ma vengono benissimo comunque. E se non avete uno stampo da muffin come il mio, potete utilizzare questi pirottini usa e getta. Si trovano facilmente al supermercato e si trovano anche di carta. Sono un po' più grandi, quindi invece di 12 muffin, come ho fatto io, ne verranno 8 o 10. Quindi io vi saluto, spero che il video e i consigli possano esservi utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!